Eccoci qui come ogni lunedì puntuali su Rete 8 Sport alle 21 un minuto speciale calcio mercato, la sesta puntata di questa estate calda sotto tutti i punti di vista. Buonasera Gianluca Colonnello. Buonasera. Ben ritrovato Gianluca, in perfetta buonasera. Forma devo dire, poco sì, mare sì. Però devo dire poco mare sì. Rispetto al sottoscritto sì, sì. Mi devi dire dove vai? Dove vai? Vado in spiaggia, il sole sta da tutte le parti. Il sole è differente. Quando posso devo dire. Quando, ma noi siamo privilegiati noi sì. Giornalisti. Buonasera a Luigi Toppeta, docente di diritto sportivo dell'Università LUM di Bari, grazie Luigi. Buonasera, grazie a te, pensavo anch'io prima di, cosa, No, prima di venire qua pensavo di essere abbronzato, mi sono dovuto ricredere. C'è qualcuno più abbronzato? C'è uno al tuo fianco abbronzato che non ha bisogno di presentazioni, Federico De Carolis, se la gode, insomma, solo la faccia. Solo la faccia abbronzata. Solo la faccia, non vai al mare Federico? Sì, ci vai tutti i giorni. Ci vai tutti i giorni, perché tanto insomma ormai hai dato, no? Però tu hai dato, stai... abbronzo soltanto quando vado in barca. Ah, solo quando vai in barca, quindi sì. Anche tu sei un privilegiato, ci vai spesso? No, ci quando capita. Prima ci andavo, un po' di meno, molto un po' di meno. E buonasera Paolo Toro, buonasera Paolo che ieri buonasera. Era a Palena per la prima uscita stagionale del Pescara, naturalmente insomma prudenza dei giudizi che non possono essere definitivi e perentori, soltanto una partita, è una buona squadra sicuramente, quella allestita dal club biancazzurro. Ieri abbiamo visto per la prima volta Paolo, entriamo subito nel merito degli argomenti, tra l'altro parleremo anche del Teramo perché è stato ampliato l'organigramma societario, avremo anche un collegamento telefonico con il presidente della Vastese Franco Bolami, ma tornando al Pescara, ieri per la prima volta abbiamo avuto modo di vedere all'opera Mirko Antonucci, di cui si parla molto bene, insomma la qualità c'è, questo sì. Ma per quello che si è visto ieri sicuramente sì, un ragazzino diciamo, visto la giovane età, dotato di una buona personalità intanto in campo e poi anche tecnicamente ha dimostrato di essere valido, rapido insomma nel ruolo in cui gioca, dove l'ha utilizzato Pillon, ha fatto una buona impressione, certo bisogna anche tenere nel dovuto conto la differenza che c'era con gli avversari, ma sicuramente l'impatto è stato positivo. Poi ha giocato così diciamo di slancio, con sicurezza, come se facesse un po' già parte del gruppo da diverso tempo, invece mi sembra che sia arrivato da pochi giorni. Sì, è arrivato da poco tempo. L'impatto è stato sicuramente positivo, è un ragazzino valido, speriamo che possa ricalcare la strada che ha fatto Caprari, Politano, insomma di questi ragazzi. Certo, noi glielo auguriamo, però andiamoci piano, insomma, senza gravare di eccessive responsabilità. Il ragazzo che viene in prestito, lo ricordiamo, dalla Roma, c'è un prestito con diritto di riscatto e controriscatto, diritto di riscatto fissato a 3 milioni, controriscatto a 700 mila euro, si è visto anche all'opera, abbiamo visto all'opera anche Monachello, autore di una doppietta, Tris di Cocco, insomma, vabbè, insomma è stato il festival del gol, i complimenti che non sono di prammatica ma assolutamente sinceri, il Delfino Flacco Po del presidente Quintino Paluzzi, neopromosso questo team nel campionato di eccellenza, tra l'altro abbiamo visto all'opera anche un giocatore molto interessante che non è giovanissimo, Ligocki, che è stato probabilmente il migliore del Delfino Flacco Porto, anche impegnato Fiorillo nel corso del primo tempo. Prima di rivedere i gol di questa amichevole con l'intervista a margine realizzata con Monachello che insomma un giocatore che si conosce in Abruzzo perché Luigi Toppeta ha militato nel Lanciano proprio nel 2014-2015, la prima esperienza in Italia, tra l'altro fortunata per lui perché 7 gol in quel campionato in cui uno al Pescara nel derby dell'Adriatico Giovanni Cornacchia, era fine novembre 2014, qualcosa del genere, gol di Monachello su assist di Piccolo e straordinario pareggio di Melchiorri quasi all'ultimo respiro. Che ricordo hai di Monachello di quella stagione? Ma innanzitutto bisogna, come si dice, dare a Cesare quello che è di Cesare. È stato Luca Leone che ha voluto fortemente questo ragazzo che, come ricordava anche Monachello in un'intervista di ieri, penso, non so se a te o a qualcun altro,
che era grato al direttore sportivo del Pescara proprio perché dall'estero lo ha riportato in Italia, dandogli l'opportunità di giocare in una piccola squadra, senz'altro, ma in un palcoscenico importante come quello della Serie B, in un ambiente tranquillo dove ha fatto molto bene Monachello, perché molto a Lanciano si è fatto conoscere agli addetti ai lavori, ai più nell'ambito del calcio professionistico italiano. Poi l'Atalanta, eccetera. Insomma, è un giocatore che in Serie B può essere decisivo. Tra l'altro si è riabilitato quest'anno la seconda parte del campionato proprio ad Ascoli dopo un paio di passaggi, definiamoli così a vuoto, tra Terni e Bari, ma è stato anche infortunato sul più bello quando avrebbe dovuto partecipare con la nazionale Under 21 al campionato europeo. Nazionale Under 21 che si è guadagnato lui proprio con le sue forze, quindi sì. Sicuramente in bocca al lupo a Monachello, che tra poco ascolteremo. Federico De Carolis, tu sei ferratissimo su Pillon, sul quale credi ciecamente, me lo dicevi no, a microfoni spenti. Io non credo mai ciecamente in nessun allenatore, no. Neppure nel nostro amico presente qui. E non va bene così, no, come no? Non è fiducioso. Cioè, qui abbiamo un solo allenatore in studio, dovresti. Posso dire che Pillon mi sembra un bravo allenatore, però l'allenatore è bravo quando la squadra vince. Ah beh, chiaro, così diceva Bosco. C'è questa relazione, non è che va in campo. C'ha tutte le caratteristiche per essere un ottimo allenatore. L'ha dimostrato, non deve dimostrare più niente. L'unico puntino che ho è se consciamente. Cioè, l'unico dubbio. L'unico piccolo dubbio è un piccolo dubbio: se ha conservato gli entusiasmi che aveva quando ha fatto la scalata da allenatore, perché ci sono degli allenatori che, arrivati a un certo punto, sono sempre dei grandi, bravi allenatori, però perdono quell'entusiasmo che avevano inizialmente quando dovevano arrivare in vetta. Cioè la cazzimma. Però ecco, ma questo qui, cioè questo non è. Ma non è il caso di Pillon, perché Pillon lo vediamo motivatissimo, anzi sembra. No, non lo puoi verificare, cioè lui sarà motivato, tutti gli allenatori sono motivatissimi. Poi magari inconsciamente. Però io spero che, cioè, siccome è una persona esperta, ha diversi campionati alle spalle, molti dei quali ha fatto bene, ha anche vinto, quindi potrebbe, io sono sempre il parere che chi ha vinto rivince generalmente. Certo. Quindi speriamo che. Quindi piena fiducia a questo sì. Allenatore, tra l'altro è una buona squadra il Pescara, così pronti via, sembrerebbe essere già una discreta, buona direi squadra, no? Manca poco proprio per completare probabilmente l'organico. Sì, sì, è stata allestita in maniera intelligente, c'è giocatori che come Antonucci vogliono arrivare, e quella è la base, perché ha delle grosse potenzialità, però bisogna andare sempre coi piedi di piombo, è la prima uscita, saranno le prime uscite, poi quando inizieranno le partite vere, si possono cominciare a fare le prime valutazioni, però come giocatori, come gruppo e come serenità, secondo me la squadra sta lavorando molto molto bene, perché ha come caratteristica l'allenatore la serenità. Esatto. E anche una grossa motivazione, perché tiene molto quello che fa, e l'ha dimostrato nelle ultime partite di campionato in una situazione di estrema difficoltà, fase molto delicata, è stato molto molto intelligente, l'ho detto e lo ripeto, e ora inizia un altro campionato, sarà un bellissimo campionato di B, ci saranno delle buonissime squadre con il ritorno del Lecce, del Cosenza, quindi campionato molto molto bello. Quando parli di Lecce ti brillano gli occhi. È bello ritrovare squadre e piazze importanti. Sicuramente il Pescara quando andrà a Lecce ci saranno 25-30.000 persone. Chiaro. Perché è la storia quando grosse. Lì però farai sempre il tifo per i bianchiazzurri, cioè non. Sì, assolutamente. No, sgombriamo il campo da qualsiasi dubbio. Assolutamente sì. Però non vorrei scortarti dopo, insomma, nel momento in cui dovessi uscire dalla televisione. No, scherzo. Per tornare a casa. Quando c'è stato il Lecce in Serie B, il Pescara, questo per la cronaca, ha fatto sempre dei grossi campionati. Beh,
Beh sì, nel 92 vinse il campionato con Galeone in panchina, questo me lo ricordo perfettamente, con una vittoria tra l'altro larga a Lecce. Anche la prima volta, vinse a Lecce 1-0, la prima sì. volta di Serie A vinse a Lecce 1-0, gol di Nobili su punizione, sì, e sì. andarono in Serie A. Nel 96 vincemmo in casa 3-0. Sì, come no. Giocavamo molto bene. 96-97, sì. l'anno Vittorio Rossi, una sì. stagione in cui i tifosi del Pescara si sono divertiti di più, sì. perché quello era un 11 che giocava davvero un grande calcio. Allora, prima di rivedere i gol dell'amichevole di ieri con l'intervista a Monachello, a Gaetano Monachello, classe 1994, in prestito secco, lo ricordiamo, dall'Atalanta, brevemente andiamo ad ascoltare Pillon, intercettato da Enrico Giancarli nell'ambito della trasmissione Strade d'Abruzzo, che andrà in onda subito dopo lo speciale calciomercato alle 22.30, una pedalata in bici da Palena a Pesco Costanzo, naturalmente presente anche il presidente Sebastiani, ma ascoltiamo Pillon, che cosa dice a Giancarli? Siamo pronti per andare su fino a Pesco Costanzo, la saluto mister con una battuta che abbiamo fatto con il presidente prima in piazza, siccome le ha detto ho 62 anni ma non sono vecchio, voglio andare in Serie A, se va in Serie A con la maglia del Pescara, da Pescara a Preganziolla andiamo tutti in bicicletta. Va bene, sottoscrivo, a tappe però perché sennò però sottoscrivo, se dovesse essere ci sono. Come diceva presidente? No, vedi che ho detto che dovevamo Preganziolla un sacco di santi per arrivare. Beh, simpatico Pillon, no? Cioè Pillon si vede che è molto motivato, Federico dice è normale che sia motivato, però mi anche perché ricordiamo che Pillon ha ritrovato la Serie B dopo 4 anni, secondo me avrebbe dovuto allenare in B anche prima, perché nell'ultima esperienza prima di Pescara, prima degli ultimi 3 mesi vissuti a Pescara lo scorso campionato, aveva guidato con ottimi risultati il Carpi sostituendo Vecchi, attuale allenatore del Venezia, portando il Carpi alla salvezza tranquilla, addirittura sfiorando i playoff nel 2014 di un niente. Luigi. Sì, ma l'anno scorso lui è venuto a Pescara in una situazione, diciamo, disperata, tra virgolette, certo, nel senso che la squadra era a pezzi da questo punto di vista. Non è molto d'accordo Federico. No, io dico rispetto a quello che era il programma, era la potenzialità della piazza, della squadra, la realtà era quella di una squadra a pezzi, perché rischiava parecchio il Pescara, rischiava di retrocedere, questa è la verità, non possiamo nascondere. Lui è stato bravissimo a capire qual era il problema dei ragazzi, a rimetterli insieme, perché la teoria è sempre quella, cioè non puoi dire che quando li compri sono fenomeni, poi diventano brocchi. Sono buoni giocatori che possono attraversare dei periodi la bravura, Gianluca lo può testimoniare sia da calciatore che da allenatore, lì deve essere bravo l'allenatore, a motivarli, a rimetterli insieme, a trovare quali sono i problemi reali della squadra. Saggezza ed esperienza. Ed è stato bravo Pillon. Hai tutte le tue buone ragioni nel sostenere quello che hai detto, però la squadra dell'anno scorso in quanto a potenzialità non era granché. Non era la squadra che poteva, sulla quale poter puntare dall'inizio e pensare che potesse arrivare molto lontano. Quella era una squadra che Zoran non voleva, o quantomeno pretendeva qualche giocatore suo, e altri che hanno mostrato poi proprio durante il campionato dei limiti. Poi c'è stato pure un po' di confusione tra giocatore, allenatore, questo effettivamente ha fatto, non dico che abbia compiuto un miracolo, ma è riuscito a ottenere quello che gli hanno chiesto. Ma speriamo che quest'anno faccia meglio, faccia di più. Ah, questo è poco ma sicuro. Allora, abbiamo visto intanto già alcune immagini dell'amichevole di ieri, la prima uscita stagionale a Palena contro il Delfino Flacco Porto, questo è il gol, credo, realizzato, uno dei due gol realizzati proprio da Mirko Antonucci, però facciamo così, riavvolgiamo il nastro, andiamo a vedere il servizio con alcune delle dichiarazioni rilasciate a fine match, le prime da calciatore biancazzurro di Gaetano Monachello. 10 gol nel primo test ufficiale a Palena contro il Delfino Flacco Porto, matricola del prossimo campionato di eccellenza. Tris di Cocco, doppietta di Monachello, in evidenza il gioiellino della Roma, Mirko Antonucci. Fuori Bonino per un lieve affaticamento muscolare, niente di che, martedì il rientro in gruppo dell'attaccante. Nel primo tempo Fiorillo Trepali, Zampano, Gravion, Scognamiglio ed Elisalde in difesa. Centrocampo Ventola, Mezzala, al ritorno alle origini per il classe 97.
Brugman, Metronomo, Memusciai a sinistra, davanti il tridente Marras, Cocco, Antonucci. Ed è proprio l'esterno 19enne ad aprire le marcature con questo destro all'angolino. Primo gol ufficiale della stagione biancazzurra. Passano 3 minuti, raddoppia Cocco sugli sviluppi di un corner battuto dallo stesso Antonucci. Quindi il polacco Ligocki, il migliore del Delfino Flaccoporto, prima impegna Firillo, poi sfiora il palo su azione da calcio d'angolo. Riscuote applausi convinti al 15esimo il 3-0 di Mirko Antonucci. Nel primo tempo per altre 2 volte a segno Andrea Cocco, sempre perfettamente assistito da Francesco Zampano. Nella ripresa altra formazione, castrati tre pali, Balzano, Fornasier, Perrotta e Del Grosso in difesa, Palazzi, Proietti e Macina a centrocampo, in attacco Monachello, riferimento centrale, ai lati Mancuso e Forte, che al quinto in volée ispirato da Palazzi supera Brattelli, rompe il ghiaccio anche Monachello sotto misura, poi Macin su punizione, ancora Monachello al termine di uno spunto personale e da ultimo di testa Mancuso imbeccato da Balzano. Non è finita perché il giovane Castrati con un balzo felino neutralizza il penalty provocato da Cristiano Del Grosso e calciato da Dincecco. 10 gol in attesa di test decisamente più probanti giovedì il Teramo ore 17 sempre a Palena. Intanto Gaetano Monachello si presenta così per l'attaccante siciliano, secondo ritorno in Abruzzo, importante se non decisiva la presenza del DS Luca Leone che 4 anni fa lo portò a Lanciano. Sicuramente è stato importante perché è stato il primo quando ero all'estero, quando nessuno mi conosceva, a credere in me, nelle mie potenzialità, e quindi mi ha dato modo di fare un bel campionato, di esprimermi magari facendomi acquistare anche dall'Atalanta, quindi è stato importante, però devo dimostrare, non devo tradire assolutamente la sua fiducia come la fiducia dei miei compagni. Lo scorso anno ad Ascoli, nella seconda parte del campionato, il riscatto tuo personale, quella di quest'anno deve essere la stagione del rilancio definitivo. Diciamo che quest'anno sarà una stagione, voglio dare continuità a quella che è finita precedentemente, quindi cercherò di dare il massimo e speriamo che possano succedere cose importanti. Cosa è successo in questo periodo a Gaetano Monachello? Che insomma noi abbiamo conosciuto a Lanciano 4 anni fa, eri giovanissimo, una grande stagione, poi? Poi c'è stato l'anno all'Atalanta col mister Rea, dove non diede molto spazio a noi giovani come me, come Gagliardini, come Conti, che facevamo fatica a giocare per il suo stile di gioco, non perché non fosse un bravo allenatore, perché ognuno ha le sue caratteristiche, il suo metodo di lavoro. Poi c'è stata l'annata che sarei dovuto andare a fare l'Europeo, dopo che me l'ero guadagnato sul campo con le prestazioni, però l'anno più importante, diciamo che mi ha preso un infortunio che mi ha fatto perdere 6 mesi, non sono riuscito a fare quell'Europeo, e quindi testa bassa, pedalare con la stessa, sempre con umiltà, perché vuol dire che se le cose accadono doveva andare così, e quindi voglio ripartire alla grande dove ho lasciato lo scorso anno. Quali sono gli obiettivi secondo te? Ancora presto per dirlo, però insomma è già una buona squadra questa. Sì, per me anche rispetto all'anno scorso la squadra è ottima, perché abbiamo doppioni su ogni ruolo, e quindi diciamo che gli obiettivi sicuramente sarà partire positivi, magari puntando subito ai playoff, e poi magari qualora dovessimo essere in una posizione favorevole poi penseremo in grande casomai. E insomma, in bocca al lupo Gaetano Monachello. Prima della pubblicità, brevemente, lapidario sull'argomento, Federico, Brugman andrà via o resterà alla corte di Pillon? Io non lo so, ma spero. Poi chiederemo a Paolo Toro che. Spero che resti, perché è un giocatore essenziale per questa squadra. Secondo me è un giocatore che può decidere le sorti del Pescara. Via lui, con lui sono sicuro, metto la mano sul fuoco, il Pescara arriverà ai playoff e non si sa se può andare anche più su. Senza di lui, d'altro canto, quando gli possono dare a questo? 2 milioni, 2 milioni. Se Bassani chiede 5 milioni. E allora speriamo che nessuno glieli dia, così se lo dia. In questo momento non ci sono offerte. Speriamo questo che è poco ma sicuro, almeno in questo momento. Poi vedremo, perché secondo il mercato me fino al 17 può. Agosto può capitare di tutto. Ricordiamo 17 agosto, ultimo giorno di calciomercato, una novità in questo senso per quanto riguarda l'attuale stagione, ore 20, chiusura ore 20 del 17 agosto, informatissimo sul tema Brugman. No, Paolo Toro, cioè, confermo quello che dice lui, nel senso è un giocatore fondamentale per questa squadra, e Pillon l'ha detto nell'ultima intervista dell'anno scorso, quando gli hanno detto se dovesse rimanere eccetera, lui ha detto
chiaramente che dice se mi tolgono pure Brugman, ed effettivamente il peso specifico di Brugman in questa squadra è notevole, per cui vabbè, chi non lo direbbe, voglio dire, tutti gli allenatori direbbero, qualcuno ha avuto pure legittimamente dei dubbi strada facendo, il carattere, altre storie, però però bisogna, è una persona, è un atleta molto riservato, ma veramente un atleta al 100%, molto attaccato. Diciamo che è un sudamericano atipico. Sì, atipico. Sotto questo aspetto. Io credo che, salvo grosse tentazioni delle ultime ore di campionato, che potrebbero rilevarsi positive per lui, ma soprattutto per le casse del Pescara, Brugman dovrebbe rimanere a questo punto. Anche perché lui, il ragazzo, ovviamente si trova bene a Pescara. E su questo non abbiamo dubbi. Poi l'altro punto interrogativo è legato a Zampano, ma ci torneremo tra pochissimo. Poi avremo il collegamento con Franco Bolami, presidente della Vastese, alle 21.30, poi parleremo anche della terra. Insomma, tanti gli argomenti sul tavolo. C'è anche da ricordare, non l'ho fatto all'inizio, il Parma ha salvato la Serie A, 5 punti di penalizzazione però per la squadra di Roberto D'Aversa, il prossimo campionato da scontarsi, il prossimo campionato, dunque sanzioni non afflittiva, Luigi, dico bene? Ma io sì, vista sostanzialmente così, sì, però bisogna capire perché, io non ancora ho letto la motivazione, la leggerò, ma è evidente che non hanno ritenuto, ovviamente, il coinvolgimento diretto della società, certo, se no altrimenti sarebbe stato afflittivo. Non c'è responsabilità diretta, ma solo oggettiva. Oggettiva perché... Ma oggettiva neppure. Beh sì, perché se no... Sì, perché... ma se no... Oggettiva sempre, perché la penalità... Altrimenti perché non è una cosa, una scelta del legislatore sportivo, ma è così, cioè è una scelta oscena secondo me. Comunque è stato configurato il reato di tentato illecito, questo è poco ma sicuro. Il tentato illecito non esiste. Non esiste. Nel senso che l'illecito è già di per sé consumato con il tentativo. Ah, perfetto. Cioè, se poi si realizza anche l'illecito, c'è l'aggravamento. Sì, esatto. Quindi si può sono equiparati tentativo e illecito. Il tentativo è già illecito. È già illecito. Il problema è capire che se quegli atti sono idonei a configurare l'illecito. E nel caso di specie, evidentemente per il Tribunale federale è così, perché c'è stata la penalizzazione, tra l'altro la squalifica di due anni a Calaiò, eccetera. Però la società emiliana inoltre ha ricorso. Ma naturalmente, certo. Alla Corte federale d'appello. Ci fermiamo per pochi istanti, linea al nostro Dino D'Angelo, che non ho ancora salutato, il nostro angelo custode dalla regia. Non ti arrabbiare, abbiamo sforato di qualche minuto, recupereremo più tardi. Linea a Dino. Eccoci qui allora alle 21.26, tra poco ci collegheremo con il presidente della Vastese, Franco Bolami. Volevo chiedere ancora a Paolo Toro, che è informatissimo sul mercato Zampano. Ti voglio mettere un po' in difficoltà. Zampano, secondo me Zampano dipende, il fatto che possa rimanere a Pescara o meno dipende essenzialmente dalla qualità e dalla quantità dell'eventuale richiesta che dovesse pervenire. Perché altrimenti è un giocatore sicuramente utile a questa squadra, però bisogna pure vedere con quale spirito lui continuerà ad affrontare, diciamo, questo campionato con i colori biancazzurri, visti anche un po' i precedenti. È un giocatore chiaramente giovane, del 93, quindi è nel pieno della maturità, avrà sicuramente qualche ambizione di potersi misurare stabilmente nella categoria superiore e non episodicamente come è accaduto. Penso quindi che se dovesse pervenire una richiesta dalla serie superiore, sarebbe fortemente candidato a lasciare il Anche se, insomma, questo è il mio punto di vista, Zampano viene da una stagione piuttosto negativa, prima col Pescara, poi a Udine, ha giocato poco. Sì, ma infatti. Gli farebbe bene probabilmente ripetere la stagione di due anni fa col Pescara di Massimo Otto, tentare di riprofare, di ridisputare quel tipo di campionato. È disponibile ad accettare un altro anno in Serie B con questa squadra, insomma, perché, ripeto, ormai è nel pieno della maturità e probabilmente vorrebbe cogliere al volo un momento per lui positivo per vedere se riesce a fare questo salto di qualità per cercare un impiego stabile nella categoria superiore, altrimenti rimane. Zampano, se gioca come sa giocare, sicuramente è utilissimo. Assolutamente, in Serie B, insomma, possiamo dirlo senza tema di essere smentiti, in Serie B sicuramente può essere un valore aggiunto. Gianluca? No, prima sta dicendo per le ambizioni e il tutto, però
Pescara è Pescara, cioè, è un'ottima piazza, è un'ottima, a oggi è un'ottima società, si è riorganizzata benissimo secondo il mio punto di vista per questo prossimo campionato di B. Come ho detto prima, il campionato di B quest'anno sarà bellissimo, non stiamo parlando né di Lega Pro, rispettando le Lega Pro, per quanto riguarda Zampano, però se fa un anno, un ottimo anno al Pescara, perché secondo me è un giocatore validissimo, però deve essere un pochino più costante, cioè delle qualità incredibili, però cioè, non è un declassamento giocare a Pescara. L'altro c'è un anno in più. No, bisogna vedere se lui è disponibile ad attendere ancora di avere questa possibilità di fare il salto adesso che ha 25-26 anni, insomma, questo sarebbe... Beh, un classe 93, 25 anni, intanto ci deve essere una richiesta, perché fino a quando non ci sarà la richiesta... È quello, il punto è proprio quello. Voglio fare un esempio, Mimmo Di Carlo fece le soldi a 31 anni in Serie A e gioco con il Vicenza, arrivo alla finale di Coppa, vinse la Coppa Italia, no. Sì, no, per carità. Quindi... Intanto sto vedendo il Parma, non solo Ciciretti che è tornato in prestito dal Napoli, ricordiamo anche Galano, ingaggiato la settimana scorsa, Fagiano lavora anche a Biabiani e Saponara. Insomma, il Parma ha degli obiettivi direi ambiziosi. Parma, Federico, che cosa ti ricorda? La Parma... Cioè, mi ricordo molte cose, lo so, perciò ti faccio questa domanda. Saranno stati 15 anni di glorie, di Parma mi ricorda Scala. Nevio Scala, grande allenatore. Ho seguito il Parma dalla Serie B fino alla Serie A, fino alle coppe, fino alle finali, due coppe, tre, una persa in Danimarca, l'altra vinta a Londra, l'altra vinta... Insomma, il Parma c'ha una tradizione che non solo c'è una tradizione, è la città che dove si sta bene benissimo. Praticamente io quando andavo a Parma, qualche cosa, non c'è il mare, ma qualcosa di Pescara lo ritrovavo. Ah. Cioè, il pubblico non è passionale come questo, come il nostro. Un po' distaccato. È un po' distaccato, però la partita ci va e ci tiene al Parma. Non sempre, ma ci tiene moltissimo. Cioè, partecipe. Sì, è un pubblico partecipe che ti incoraggia. Poi... E poi una piazza godereccia, come piace a te, insomma. A te beh, piace una piazza, così, poi no? Una piazza, una piazza dove ci stanno i soldi. Non ce l'ha. Però sono stati tempi gravi, perché insomma... poi tre anni fa, non esisteva più il Parma, poi 3 anni dall'addio. Ha avuto un presidente che non aveva niente a che vedere con il predecessore, che è successo di tutto e di più, insomma. Certo. Uno che se ne arrivò si vendeva pure l'anima. Quindi poi la gente che c'aveva attorno, il Parma, guarda, Tanzi avrà sbagliato nella sua attività tutto quello che volete, però. Il Parma l'ha tenuto sempre come un gioiello, come un allenatore sempre di grosso valore. Assolutamente. E avrebbe anche vinto lo scudetto se non fosse stato, non dico sfortunato, ma non fosse incappato nel concetto che le squadre provinciali, tranne il Verona che è riuscito una volta. 1985, Bagnoli allenatore. E lì c'ero anche. Elker, Briegel, Galderisi. A Verona ci ho abitato 2 anni, non lo so. Scordate. Luigi, che cosa ti fa pensare a Piazza di Parma? Cioè... No, io stavo pensando, seguendo un po' questo ragionamento, che in fondo poi per queste piazze provinciali, poi non tanto provinciali, importanti, quando si vengono a creare queste situazioni di forte indebitamento, non è un male ripartire dalla Serie D, perché il Parma ha fatto questo percorso importante fino ad arrivare alla Serie A, cioè tipo anni. Bari, insomma. Il Bari e il Cesena probabilmente faranno lo stesso, perché a Bari ad esempio... Ma a proposito, Gian Caspro, ho letto oggi, tra l'altro anche Balata, il presidente della B, ha confermato, Gian Caspro ha inoltrato la richiesta di iscrizione. Sì, è possibile tutto, tra virgolette, nel senso che io ho visto, ad esempio, una cosa che pensavo non possibile leggendo le carte federali, cioè che il Bassano potesse andare da Bassano a Vicenza, no? Saltando tutte quelle che sono le norme federali. Certo. Eppure il Presidente federale, in via del tutto eccezionale, ha autorizzato questo passaggio da Bassano a Vicenza.
Quindi non mi stupirebbe. Perché devono essere centri confinanti, no? Come la... Devono essere. No, tra professionisti sono stati nella stessa città. Ah, stessa città. Perfetto. Tra professionisti. Così chiariamo bene. Nella stessa città. Con i dilettanti nella stessa provincia. Provincia. Qui addirittura siamo sì nella stessa provincia, ma non siamo tra i dilettanti e non siamo soprattutto fra comuni confinanti. Infatti. Che avrebbe potuto salvare. Invece questo è stato fatto proprio per in maniera del tutto eccezionale. Il bar non è stato ammesso per 3 milioni. Per sì, 3 milioni? Ma c'ha 27 milioni. Però ci sono delle... Il deficit è una cosa. Però aveva peso. Ho capito, però poi, il prima o poi, se trovavano i 3 milioni... Ma te lo porti dietro. 400 mila abitanti. Allora, mi interrompo un attimo, perché c'è il presidente della Vastese, Franco Bolami, in linea. Tra poco andrà a letto, quindi ne approfittiamo. Presidente, buonasera. Buonasera a tutti, ciao Massimo. Ma va a letto presto, anche l'estate? Poi mi alzo presto. Quindi 5, le 6. Si alza alle 5, le 6. Quindi... Io ho un lavoro un po' particolare. Un po' particolare. Lei lavora per la collettività, soprattutto per i tifosi della Vastese, perché adesso cominciano a sognare con questo mercato, direi, sontuoso. Ma è un mercato regolare, un mercato dove... Siamo mossi bene con il direttore sportivo, con l'allenatore, siamo contenti di queste due belle figure. Però dimmi Massimo. Presidente, però insomma, se io vado a leggere per un attimo l'attacco, no? Avete preso Sciba, è rimasto Leonetti, avete preso Napolano, è rimasto Fiore, c'è anche Giampaolo che ha fatto bene l'anno scorso a San Nicolò. Tra l'altro Fiore, Leonetti e lo stesso Stivaletta hanno fatto in tre lo scorso anno, mi corregga se sbaglio, 40 gol. Sì, sì. Quindi 19 Leonetti, 11 Fiore, 10 Stivaletta. Se tanto mi dà tanto. Sì, sì, sono numeri importanti. Abbiamo rafforzato l'attacco, rafforzato la difesa, abbiamo fatto la squadra quella che volevamo noi, con i mezzi giusti al posto giusto. Sicuramente è una squadra di grande livello. E quello che noi volevamo e ci abbiamo fatto, meno male che abbiamo preso un allenatore ad altissima situazione, ma anche un direttore sportivo che veramente che si è saputo muovere molto bene. Pallatini come allenatore, Ruffini come DS e poi Andrea Masciangelo, avete ufficializzato credo oggi o ieri, nuovo direttore generale. Sì, era una figura che ci mancava, avevo avuto un colloquio la settimana scorsa. E lui è molto contento di essere con noi, ha capito il progetto, abbiamo sposato subito perché è una figura, un ragazzo serio, un ragazzo che si dà muovere, un ragazzo che fa sempre calcio. E siamo quello che dicevo sempre nel primo anno, e ci stiamo strutturando, anche questo è un po' un passo in avanti, però ci vuole il tempo che ci vuole, ma noi siamo una famiglia affiatata e questa è la dimostrazione che in 3 anni abbiamo fatto qualcosa di utile per Vasto. Assolutamente, ricordiamo la promozione in D nel 2016 con Franco Bolami presidente, poi 2 anni fa il primo campionato di Serie D siete arrivati sesti, lo scorso anno settimi nell'ultima stagione. Cioè numeri, direi numeri importanti, anche se poi bisognerebbe fare così quando si parla della Vastese, fermiamoci al girone di andata, verrebbe voglia di dire, no? Che poi ritorno. I numeri parlano così, dicono questo, purtroppo bisogna sfatare questo tabù, è un paradosso, però è la verità. Partiamo bene e dopo non so che succede, mo speriamo che il nuovo allenatore con un'aria diversa faremo un campionato, quello che ci meritiamo, perché ci stiamo buttando le basi per portare la Vastese dove dentro. Devo ringraziare un po' tutti, un po' i tifosi, veramente un po' gli sponsor, certo. I miei dirigenti che ci stanno vicini, veramente di questo periodo fare calcio non è facile, devi stare sempre con gli occhi aperti, noi veramente siamo una società di lavoratori e lo stiamo dimostrando e piano piano stiamo costruendo quello che a Vasto è mancato in 7-8 anni. Assolutamente, organico, abbiamo già detto in apertura, molto competitivo. La D è un torneo molto selettivo, molto difficile, perché poi alla fine trionferà solo una squadra. Lei in questo momento si sente di dire ci sarà anche la Vastese nell'otto delle pretendenti alla vittoria finale?
Ma guarda Massimo, l'ho detto, ci stiamo buttando le basi, volessi pure quest'anno, io ormai faccio, c'è un progetto da buttare avanti, dopo come il primo anno di eccellenza che partiamo e vinciamo il campionato, sicuramente non ci troviamo indietro, ci sono tanti passaggi da fare per andare in Serie C, già dal campo sportivo che stanno i lavori e dopo 15 anni quel campo ritornerà un po' idoneo. La strutturazione di società è essenziale perché andare in Serie C e dopo fare brutte figure è meglio rimanere dove siamo. Cioè sono tanti passaggi da valutare e noi stiamo facendo questo, però il sogno nostro è portare avanti in Serie C. Oh, tra l'altro avete innervato anche il settore giovanile o mi sbaglio Presidente? L'avete ulteriormente sviluppato? Abbiamo rafforzato il settore giovanile, abbiamo fatto un organigramma nuovo. E un settore giovanile che ripeto è stato sempre orfano di questa squadra. Abbiamo fatto una fusione con la Virtus e piano piano so che tutti vorrebbero correre a 200 all'ora, ma andiamo a sbattere contro un muro che fa solo male. Ah, certo. Bisogna avere i piedi per terra e lavorare per costruire qualcosa di positivo, non qualcosa di negativo. Naturalmente lei si aspetta un segnale a questo punto forte e importante dalla tifoseria. Ma guarda, i tifosi sono stati sempre vicini, non ci scordiamo che l'anno scorso abbiamo sempre fatto 1.500, 1.600, 1.800. Certo. Quando andavamo male anche 1.200, 1.300. No, ma io dicevo in termini di sottoscrizione degli abbonamenti. Ma io penso che 400, 500 abbonamenti li faremo, non è quello il problema. Ah, ho capito. Aspetto, sì, anche non è poco e non è tanto, però anche loro devono capire i nostri sacrifici che stiamo facendo, come io capisco a loro che non è facile. E sicuramente abbiamo mantenuto gli stessi prezzi l'anno scorso, perché veramente vogliamo uno stadio, non dico pieno, ma quasi pieno. Ci stiamo muovendo anche con le amichevoli, forza sì, l'abbiamo chiuso Salernitana. Ah ecco, domenica ci sarà il triangolo. Sì, facciamo noi Salernitana e siamo loro poi un'altra squadra, ma ho chiamato il San Salvo, che siamo in buoni rapporti. Perfetto. Loro disponibilità, però, a che ora Presidente? Domenica partiamo alle 18.30, faremo il triangolare, dopo alle 20.30 penso che sarà la partita Salernitana la stessa. Perfetto. Portare pure la Salernitana a basso non è facile. No. Tra l'altro la Salernitana è a due passi perché il ritiro a Rivisondo, mi pare. Sì, sta là. Perfetto. Dopo da fare sopra l'uomo, faremo già 2-3 amichevole di lusso col Benevento, Salernitana, Pescara. Sono tutti passaggi positivi per una piazza come Vasto. Non c'è dubbio, ma poi la piazza di Vasto insomma trasuda di storia, questo è poco ma sicuro, è una grandissima piazza, gloriosa. Domani la presentazione nei giardini napoletani di Palazzo D'Avalos, perché sì. C'è un motivo. Ma guarda, il primo anno ha portato la fortuna, sono scaramantico, però iniziamo a fare i passaggi uguali come il primo anno, dopo Dio provvede. Però sì, davanti alla presentazione tutto il staff allenatore, presenteremo i programmi ai tifosi e dopo partiremo il 26 ritiro al Soffio, dove i ragazzi inizieranno a sudare per questo nuovo anno di calcistico. Perfetto, della serie la scaramanzia non è mai troppa. Per quanto riguarda la rosa, Presidente, ci siamo, dovete soltanto ingaggiare, soltanto no, perché mancano i portieri under, quindi due portieri dovete fare. Sì, uno l'abbiamo chiuso, non mi dire il nome però, e l'altro stiamo chiudendo, penso che domani arriverà, sono 2,99 e partiamo e poi un centrocampista under pure, no? Sì, stiamo trovando un centrocampista, forse l'abbiamo trovato uno dentro casa, vediamo, ci sta qualche possibilità di riportare un Bastese, vediamo, stiamo valutando, però un centrocampista, se andiamo ad Alessandro, è importante che il cammino è molto lungo. Assolutamente, pronti dunque per partire con grandi ambizioni, grazie al Presidente della Vastese, Franco Bolani. Grazie a voi e buon lavoro, ci sentiremo più presto. Come no, grazie ancora Presidente, no, bocca al lupo, grazie per la possibilità che ci ha dato. Allora, sono le 21.40 mi pare, perfetto orario questa volta per la seconda fascia pubblicitaria, restate con noi.
Eccoci qui, 21:45, stiamo per parlare del Teramo, ingressi societari importanti nella compagine del presidente Campitelli, però giusto una parentesi, perché prima parlavamo del Parma, e tu sei stato a Parma, una rimpatriata tra campioni lo scorso 23 giugno, se non vado errato, hai giocato con gente come Stanic, Aspriglia e tanti altri, sì, campioni sì, del recente passato. Veron. Loro hanno giocato con Colonnello. Sì, effettivamente loro hanno giocato con Colonnello, ho sbagliato. No, è stato bello. Dopo rivedere anche Hubner, dopo c'era Paolo Poggi, Zemaria, Pin, pensa un po', Di Chiara. C'era Di Chiara, sì. Terzino sinistro, molto forte. Ballotta è il portiere. Bucci, Luca Bucci. Bucci anche portiere. E dopo davanti a me gioca Valentini. Lentini. Gianluigi Lentini. Però sì, si tengono molto, molto bene. Dopo c'era pure Tina Aspriglia. Aspriglia, che fenomeno che era prima. Sì, era molto. Però... Ah, sì? Aspriglia, sono andato pure al paese suo, a Medellin. Sì. Quando avevo una notizia che tentò di uccidere l'autista di un pulmo. Penso un po'. No, ci fu una sparatoria. E là. Si infortunò con un piede. No, si tagliò. Si tagliò perché ha detto un una pedata. Però fa. Sì, però fa. Talento gettatore. Ma ha fatto le parti. No, la sua parte l'ha fatta. L'ha fatta in Inghilterra. Poteva fare molto di più. Suo figlio, ha portato pure suo figlio. Però bisogna vedere anche le origini del personaggio. Però simpaticissimo. È un grande giocatore, lo ricordo. Insomma, poi giocava anche un giovanissimo Buffon. Io proprio, amico mio. Buffon all'esordio, cioè 17 anni aveva. Il primo articolo grosso ho fatto. 17 anni fece l'esordio col Milan. Buffon fece l'esordio a 17 anni contro il Milan 0-0. Assolutamente. Beh, insomma, sono stati bei momenti, 8.000 spettatori, mi dicevi, al Tardini. Sì, sì, dopo c'era pure Crespo, ma stavano tutti bene. E uno tra i migliori, cioè com'era, l'ho ritrovato, Fuser. Incredibile, come il tempo si fosse fermato. Quanti polmoni aveva quando giocava? No, ma la stessa cosa incredibile. Ma informissima, sì, informissima anche ora, incredibile, io l'ho rivisto. Scala c'è venuto? Scala non c'era. Nevio Scala, un grande allenatore che ha legato il suo nome alla storia del Parma e non solo. Allora, torniamo alla Pescara, facciamo vedere la rosa e poi parleremo del Teramo, perché volevamo farvi vedere, insomma, in questo momento ci sono 29 giocatori a disposizione di Pillon, ritiro di Palena, giovedì la seconda uscita contro il Teramo, di cui stiamo per parlare. Il Teramo affronterà appunto il Pescara a Palena giovedì ore 17. Portieri Fiorillo, Castrati e Galante, giovane dell'Under 16. Allora, per quanto riguarda il portiere, qui bisogna fare un po' di chiarezza, perché si era parlato di un ingaggio imminente di un altro portiere che vada ad affiancare Fiorillo. In realtà, insomma, abbiamo parlato con il DS Luca Leone, servirebbe più un terzo portiere, quindi Castrati farà il secondo. Tra l'altro Castrati ieri si è distinto, ha neutralizzato anche un calcio di rigore, un balzo filino, dobbiamo dire, è stato bello l'intervento, vero Paolo? Sì, no? Di Castrati, classe 97, che ha giocato nella nazionale Under 21 albanese, nella serie albanese con KF Teuta, quindi Castrati sarà il secondo e sicuramente arriverà un terzo, ma non è la priorità. Si parla di Simone Farelli, che Luigi Toppeda conosce perché ha militato nel Lanciano stagione 2007-2008, l'anno in cui Pavarese fece con poco una bellissima squadra allenata da Francesco Moriero, un Lanciano che diede spettacolo in C, poi ci fu la maxi penalizzazione l'ultimo mese di campionato e la condanna della squadra a fare i play-out, ricordi, no? Con la Juve Stabia. Sì, un'altra stagione decisa non sul campo ma da altre parti. Sì, queste sono cose che purtroppo nel calcio succedono, a Lanciano sono successe, è successo più di una volta una cosa del genere. E quell'anno effettivamente Pavarese allestì un complesso di tutto rispetto, hai citato alcuni giocatori, Pintori c'era, che io non conoscevo, c'era un ottimo esterno, c'era Vitale, che poi ha fatto una grande carriera, adesso ha giocato sta a Napoli, Serie d'Italia, a Terni con la nel Bologna anche. C'era anche il Pisacane, bravo, che gioca col Cagliari, come no. Quindi come formazione è una formazione di grosso spessore, tant'è che sul campo si comportò benissimo.
giocava veramente molto bene con Lanciano, sì. Ricordo perfettamente quella stagione, poi purtroppo le cose andarono male nel finale con la maxi penalizzazione, credo di 12 punti, del genere, insomma, per vecchie pendenze. Il presidente era Di Stanislao all'epoca. Sì. Andiamo ancora a vedere l'organico, a esaminare l'organico del Pescara. I difensori in questo momento sono Celiento, Zampano, Vittorini, Balzano, Del Grosso, Ventola, Campagnaro, Gravion, Scognamiglio, Fornasier, Perrotta ed Elisaldi. Allora, per quanto riguarda i difensori, sicuramente andranno via Celiento e Vitturini, sono in lista di sbarco, caro Paolo. In mezzo sono troppo. Sì, sono tanti, anche perché tra difensori centrali e difensori esterni. Sì, questo è quello che si dice. Sicuramente la difesa è molto ben fornita, l'abbiamo visto pure domenica quando il tecnico ha mandato in campo proprio due squadre distinte, ben distinte, quindi ha utilizzato tutti, diciamo, 22 di tutti questi che ha a disposizione, e hanno abbastanza, vabbè, certo, sempre tenendo conto del valore dell'avversario, però hanno mostrato, diciamo, una buona solidità. Nel primo tempo ha giocato Scognamiglio, mi sembra, Scognamiglio e Gravion peraltro in forma fisica già molto tonico. E quindi sia i centrali che anche poi quelli del secondo tempo, quando hanno giocato Perrotta e Fornasier. Sì, anche perché bisogna pure, insomma, sottolineare che dei difensori centrali attualmente a disposizione di Pillon ci sono due Mancini, il terzo sarebbe Risalde, che però Pillon vede più laterale di spinta, quindi due Mancini, questo significa, che sono Scognamiglio e Perrotta, che uno dei due non giocherà. Secondo la tua esperienza, Gianluca, cioè due difensori centrali Mancini, difficile. Ma possono giocare tranquillamente due difensori centrali. Non è il massimo, no? Sì, sì, dipende anche un po'. Dipende come si trovano e dipende come giocano al calcio. Ora, guardando tutta la rosa, ha una grossa rosa il Pescara. Certo. Ha una grossa rosa in tutti i reparti. In tutti i reparti, sia nei centrali di difesa, sia a centrocampo, in attacco. Se non vendono Brugman, arriviamo. È allestito veramente una buona squadra. Quindi la condicio sine qua non per non Federico De Carolis. Sine qua non. Poi se gli capita l'affare che lo vendesse pure. Però. Vabbè, certo. Comunque, insomma, tornando all'organico, i terzini sono Balzano, Zampano, Del Grosso, Vitturini, Ventola, Celiento ed Elisalde. Celiento in lista di sbarco. Poi centrocampista, anzi difensori centrali. Gravion, la difesa, sì. Secondo me, ha un tasso di esperienza superiore rispetto agli altri anni. Certo. Tenuto conto che negli ultimi anni il Pescara ha incassato gol in quantità industriale. Quasi 60 di media stagione. Secondo me, quindi, probabilmente sono stati fatti degli inserimenti azzeccati. Magari Del Grosso è ancora un po' in ritardo, ma voglio dire, comunque c'è gente molto affidabile per la categoria. Soprattutto Scognamiglio, insomma, Scognamiglio, sicuramente un buon rinforzo. Innanzitutto Del Grosso, secondo me, è un ottimo acquisto. Certo. Cioè, ha esperienza, lo conosco, è un ottimo ragazzo. Certo. Quindi potrà fare un grossissimo campionato. Ma per quanto riguarda Ventola, non ha caratteristiche un pochino differenti. Infatti Ventola, bravo Gianluca, perché ieri Pillon utilizza, no, perché negli ultimi anni ha giocato terzino di spinta, ha fatto anche molto bene, sia a Macerata che a Teramo, però non ha una grande fase di non possesso. Infatti ieri Pillon lo ha schierato mediano, mezzala destra, perché tra l'altro è il suo ruolo originario. Bravo tecnicamente, sì. È tornato alle origini, sì. Pillon, che vede lungo, ci vede molto bene. Quello, evidentemente, esatto, sì. Valutandolo negli allenamenti ha capito che, infatti ieri ha giocato come prima uscita, poi vedremo quale sarà la collocazione, però la prima uscita di Ventola, mezzala, ha fatto, secondo me, anche, un'ottima la partita di ieri è assolutamente relativa, buon giocatore, però è un buon, sì, assolutamente, e secondo me, insomma, da quello che ho capito, sicuramente farà parte dell'organico del Pescara. Abbiamo detto difensori centrali, Gravion, Campagnaro, Fornasier, Scognamiglio e Perrotta, Carillo è tornato al Genoa, poi centrocampisti, Proietti, Selasi, Memusciai, Brugman, Macin, Palazzi, Canutè. Non si è ancora presentato a Palena, sarà molto probabilmente ceduto, il Pescara ne parlerà con la Juve. Esterni d'attacco, Marras, Yamga, che tornerà al Chievo, c'è una richiesta dello Châteauroux, Serie B francese, bisognerà capire, perché c'era il problema dell'ingaggio, però insomma potrebbe partecipare il Pescara, insomma staremo a vedere. Mancuso, che può agire anche da prima punta, Antonucci
è forte. Luca Forte sembra essere destinato al fano di Massimo Epifani in attesa di Capone. Capone che rientrerà dopo gli europei under 21, under 19 che si stanno svolgendo in Finlandia. Tra l'altro l'Italia in semifinale e Capone sta facendo bene perché ha già segnato un gol insieme con Scamacca, che è l'altro obiettivo, una punta centrale 1,96, un armadio di proprietà del Sassuolo lo scorso anno alla Cremonese. È un obiettivo del Delfino, ma dovrà uscire una delle punte centrali, in questo caso si parla di Cocco, che però ieri ha risposto pronti e via con una tripletta, caro Gianluca, quindi sì, ma cioè, Cocco è un mistero tra virgolette, perché l'avevamo visto prima, certo, che arrivasse a Pescara, però se sta bene, se ci sta con la testa, Cocco è un giocatore importantissimo. Ma come no? Anche perché poi nel 2015, lo ricordiamo, a Vicenza ha realizzato 20 gol, cioè, compresa la rete siglata contro il Pescara nella semifinale playoff. Quindi punte centrali, Monachello, Cocco, Bunino. In lista di sbarco, ripetiamo, Celiento, Vitturini, Selasi, Yamga e Forte. Arriverà, ma non è al momento una priorità, il terzo portiere. Quindi terzo portiere e non secondo. Il secondo sarà sicuramente Castrati. Quindi in quattro andranno via, diciamo, sì, di questa rosa. Quindi la rosa sarà intorno a 24-25. Sono cinque giocatori che sicuramente però lasceranno. Centrocampo, poi penso arriverà anche Capone, forse Melegoni, giusto? Sì, poi c'è anche Melegoni che arriverà dall'Atalanta. Quindi arriveranno a 31, arriveranno a 31. Altro quindi via, più io penso 6 in 6. Però penso centrocampo prendono. Tu dici, ecco, perché centrocampo io, secondo me debbono. Io sono, sì, convinto che qualcosa faranno ancora in entrata. Sì. Al di là di Melegoni, che è una mezzala, ma è un 99. Secondo me, non so. No, così. Secondo me è a centrocampo. Tu occhio e croce, sì, vedendo questa rosa. Ma guarda, che pure Ventola è stato, secondo me, l'esperimento che, sì, hanno fatto ieri facendolo giocare. Sì, sì, spostando Ventola. Sì. Ventola va ad arricchire il centrocampo, sì, più che la quindi difesa. Quindi secondo me, sì, può secondo me un così utilissimo elemento in più per il centrocampo. Qui il centrocampo probabilmente sta. Quello che ho detto prima, per quando sì, io non lo sapevo, però no, Ventola è tornato alle origini, sì, ieri giocando bene. Una buona squadra, buona. Sì, sì. di categoria. Decisamente sì. Centrale di difesa, sì, gli esterni sono coperti benissimo. In attacco c'è, cioè, bella squadra. Assolutamente. Per esempio Bankowski, che abbiamo intervistato per il sito www.rete8.it, in questo momento il Pescara è inferiore solo a tre squadre: Perugia, Cremonese e Palermo. Secondo. Ma inferiore in, cioè, no, è chiaro, in teoria, io, in questo momento, facendo un po' le carte del campionato, anche se è prematuro. Sì, però quando inizia il campionato si fanno tantissime statistiche e chiacchiere. Io quando giocavo a Lecce il primo anno eravamo l'ultima squadra. Poi dopo. Poi il nostro allenatore vinse la panchina d'oro. Cavasin, tu pensi? Sì, Cavasin è nel, diciamo, no, lo dico. Nella lista, no, è molto molto difficile, cioè, perché la panchina d'oro va a Ancelotti, a Sarri, ad Allegri, certo, a Arrigo Sacchi, a Capello. Infatti. E quindi poi arriva a un certo punto, 1999, fa un po' specie, cioè sentire Cavasin. Perché a livello di squadra riusciamo a fare un campionato veramente molto. E vinceste il campionato di. No, in Serie A. Ah, in Serie A, no, è la salvezza, scusa, la salvezza in Serie A. Quell'anno. Sì, 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 ci salvammo e. No, stavo pensando che quando tu sei rimasto a Lecce, che Rossi vinse il campionato, però tu. Io c'ero. C'eri. Purtroppo io da spettatore. No, diciamo. C'ero, ero in panchina nel 70% delle, però c'ero. C'eri, assolutamente, quindi hai nel curriculum anche un altro campionato vinto di B dopo quello di Perugia, sì, spareggio di Reggio Emilia contro il Torino, quando fu protagonista del dischetto lo stesso Gianluca. Questa settimana sono stato a festeggiare il ventennale a Reggio Emilia, perché era il 98. 2018. Tu pensa, sono stato con Mister Castagni, eravamo io Castagni. E la Reggiana non avrà Tovaglieri il calcio quest'anno, pensa un sì, po'. Sì. Pensa un po'. A un'altra piazza, caro Federico, la Reggiana non si è iscritta al campionato. Reggiana, io sì, è una piazza molto importante. Io l'ho seguito quando è arrivato in Serie A, in Serie B. Certo. Era una bella bello società, stadio, una bello buona stadio, società, lo stadio di proprietà per la prima volta in Italia, il primo stadio di proprietà. Sì. C'era Dalcin, c'aveva come minimo c'aveva una cinquantina di ragazzi che venivano dall'Africa.
Sì. Ancelotti, il settore giovanile, Ancelotti che ha vinto il campionato con la Reggiana, lei iniziò l'inizio. La sua carriera 95-96 cominciarono molto male, era la stagione 95-96, infatti vennero qua e da lì parte Ancelotti, quando il Pescara era allenato da Francoso, mi ricordo quella stagione 95-96 a Pescara, la sera gli telefonai a Dalcin per dirgli che ci fai con Ancelotti, e lui mi disse tu che faresti? Domenica gioca in casa, dai l'ultima possibilità, comincia a vincere. Comunque un'altra piazza storica è il calcio italiano, che dice addio al calcio, tra l'altro Enrico Cucchi, che secondo me rimane il principe dei radiocronisti ora in pensione, Riccardo Cucchi, ha detto proprio nei giorni scorsi, per far sì che il calcio riacquisisca quella credibilità che ha avuto fino a qualche decennio fa, servono capitali trasparenti, Luigi. Beh sì, perché adesso diciamo che il calcio ha raggiunto da un po' di tempo dei livelli anche di finanza, se vogliamo, società quotate in borsa, Lazio, Roma, Juventus. Quindi è un mondo particolare dove richiedere trasparenza è sicuramente doveroso, ottenerla non so fino a che punto lo si otterrà, perché comunque insomma il calcio è a volte utilizzato anche per, diciamo, non dico in Serie A, ma nelle categorie minori, anche per, insomma, per cercare in qualche maniera di avere dei ritorni particolari. Comunque diciamo adesso così. Il calcio è controllatissimo dall'UEFA. Certo. Sì, adesso sì, grossi livelli sicuramente sì, è così. Però i controlli non è che siano poi infallibili, molto spesso succede che qualcosa dappertutto, anche ma soprattutto perché si arriva a fine campionato per poi sapere che fine faranno alcune società, è una cosa secondo me assurda, bisognerebbe cercare di, come dire, di restringere i tempi, ma ce la possiamo fare? Massimo, questo no, io penso di no, quindi il problema è un altro. È che bisogna imparare a fare calcio, questo è un altro, cioè bisogna fare calcio sostenibile, nel senso che se tu c'hai a disposizione 10 non puoi spendere 50. Certo. E questa è la verità. E siccome queste cose più si va in alto e meno si possono fare, i disastri li trovi un po' più bassi. Sempre nel basso. Questa è la verità. Questo sì, però se il Modena si iscrive e poi dopo due mesi è costretto ad abbandonare, cioè io mi faccio due domande. Allora evidentemente non Il problema, allora lì il problema è che qualcuno gli ha promesso il sostegno e poi non gliel'ha dato, perché chi l'ha anche iscritto, a Bari insomma si sono messi, certo. C'erano. Però insomma bisognerà fare qualcosa. Noi intanto però ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi, poi parleremo del Teramo, nuovi ingressi in società, insomma sicuramente una buona notizia per il presidente Luciano Campitelli, organico, rinnovato, anzi direi rivoluzionato, ne parleremo tra breve. Eccoci qui, torniamo in diretta da studio alle 22:04 minuti, c'è una telefonata credo, la mandiamo in onda se, oppure aspettiamo, dimmi tu Dino. Eccoci qui, allora, pronto Rete 8 Sport? Pronto? Pronto? Pronto, buonasera, sì. Sono Carlo, buonasera. Carissimo Carlo, ben risentito, buon estate. Ben risentito a tutti. Come state? State bene? Sì, tutto state. Bene, sì. Una sola domanda, sì. A parte i saluti da parte della panchina 58, a voi tutti. La panchina 58. Volevamo sapere la questione di Perform e sì. Quindi come vedere il Pescara. Sì. A Perform sono andati tutti i diritti. Sì. C'è una partita, probabilmente quella d'anticipo, che verrà in pratica da Mediaset oppure alla Rai, non si sa. Ma noi che cosa dobbiamo fare per vedere sto benedetto Pescara? Perfetto, allora ti dico subito, c'è l'accordo tra Perform, c'è stato l'accordo oggi tra Perform e Sky. Su Sky Q si potranno vedere tutte le partite di Serie A e quelle di Serie B, oltre a tutta la UEFA Champions League, quindi, la UEFA Europa League e la Premier League. Possiamo concludere con Sky allora? Sì, però attenzione, perché vedere su Sky un evento DAZN sarà facile e immediato. Grazie a questo accordo, infatti, la app di DAZN, credo che si pronunci così, sì, verrà DAZN.
Zone verrà integrata su SkyQ, la piattaforma di ultima generazione che offre l'esperienza di visione più evoluta di sempre. Sarà quindi possibile accedere a questo servizio aggiuntivo a pagamento in modo estremamente semplice, direttamente dalla home di SkyQ e fruirne comodamente sulla propria televisione. Queste sono un po' le indicazioni. Ma non è che ci vuole una televisione particolare, la Smarty? No, non mi pare. Dopo questo accordo no. Dopo questo accordo no. Digitale terrestre. Dopo questo accordo no. Quindi col digitale. No, no, su Sky potrai pure vedere digitale, tutte le partite. Sì. D'accordo, d'accordo. Va bene. Hai altre, allora, hai altre curiosità? Altre curiosità? No, sul Pescara niente, no, in generale. Ma guarda, io penso solo e semplicemente che dobbiamo perorare la causa dei delfini. Delfini, sì. Cioè tipo Vitturini. Non possiamo giocare sempre e comunque con le fasce, eccetera. Abbiamo bisogno di Brugman, chiaramente, ma abbiamo bisogno di delfini, quindi delfini che marchino, ecco, tutto quanto qua. Ah, quindi la squadra, insomma, la squadra è molto, molto buona. Cioè, non vedi, ottima, bene, non vedi bene Zampano, non ho capito. Terzini, no, che marchino. Zampano è troppo fluidificante. Ah, ho capito. Cioè, so. Mettiamo due terzini bloccati, facciamo il calcio, cioè, di 70 anni fa. Uno che stia lì, che stia lì a dare la mano e lì alla difesa, insomma. Ho capito. Va bene, allora buon proseguimento e forza Pescara, naturalmente. Grazie a Carlo, il nostro affezionato telespettatore. Allora andiamo a Teramo, perché oggi è stata una giornata importante, l'abbiamo detto più volte nel corso di questo speciale calciomercato. Nuovi ingressi che sono stati ufficializzati oggi nel corso di una conferenza stampa di cui si parlava già però da settimane. Allora, il servizio di Paolo Durante. Da oggi il tandem Campitelli-Cimini non è più solo la guida del Teramo. Ufficializzati due ingressi nell'assetto societario, si tratta di Luigi Di Battista e di Mauro Schiappa, nomi peraltro già conosciuti come sponsor nell'ambiente biancorosso, ma che si sono impegnati acquisendo il 10% ciascuno del pacchetto societario. Un allargamento della base invocato in passato più volte da Campitelli e che tra l'altro entro l'anno si amplierà con altri due innesti pari ad un ulteriore 20%. Presidente, possiamo dire che da oggi il Teramo sta diventando sempre di più una questione di cuore? Deve essere una questione di cuore, il cuore del suo presidente che dopo 11 anni sta ancora qui, ci ha rimesso anche quest'anno le responsabilità che ci sono per portare avanti una squadra di calcio, e voglio che nasca il cuore di noi tifosi, il cuore di tutta la città, il cuore che quando una squadra viene qui a giocare li dobbiamo far tremare, ma non con le brutte parole o altre, ma con la grande voglia e la grande determinazione di poter vincere una partita col cuore fino all'ultimo momento, fino all'ultimo minuto o secondo che in una partita uno può dare. Sono stato proprio da un progetto che mi hanno presentato quest'anno direttamente dal presidente, sono stato proprio coinvolto in automatico, sperando che non prenda la malattia del presidente che lui è troppo per la Teramo Calcio, però mi darò sicuramente da fare. Abbiamo anche l'ambizione di ricreare proprio Teramo Calcio, infatti qui nascerà proprio la casa di Teramo e hanno delle idee da come abbiamo visto nel progetto, delle belle idee, dove vogliamo fare pure degli eventi, vogliamo fare qualcos'altro in più, anche per riprendere pure economicamente un bel po' di cose. Pare che dovremmo essere un altro paio, uno o due sicuri, che vorrebbero entrare, sempre in quote, come ha detto lui, massimo un 40% totale della new entry, che comunque apporterà nuove figure, magari apporti di altre aziende, altri interventi, ecco. L'allargamento della base societaria significa anche che questo Teramo magari ha qualche ambizione in più in campionato? Sicuramente sì, come ha detto lui, ma quest'anno pensiamo di fare un bel campionato, poi... Abbiamo dunque seguito il servizio del nostro Paolo Durante, tra l'altro organico, Luigi, rivoluzionato. Tanti giovani quest'anno, sono arrivati, ecco, lo dico velocemente, sono 12 le operazioni in entrata ratificate dal club biancorosso. Il portiere Gomis, che non è giovane, però
esperienza, e ci vuole un portiere d'esperienza, i difensori Ferretti, Mastrilli e Piacentini, i centrocampisti Persia, Mantini, Zenuni e Ranieri, Mantini in realtà un ritorno, gli attaccanti di Renzo, Piccioni, Zecca e K, 4 over e 8 under. Ricordiamo che gli under quest'anno in Serie C sono dal 96 in giù. Che cosa significa? Questa è una strategia che è completamente cambiata rispetto agli ultimi anni da parte del Teramo. Secondo me significa che va bene, cioè il calcio di C è questo, deve essere questo, cioè deve essere un calcio che punti, lo dicevamo prima, ad essere un calcio sostenibile, con dei giovani, dei giovani di qualità che possono essere in qualche maniera, possono farsi valere in un campionato difficile come quello della Serie C, giovani di qualità ovviamente, altrimenti prendere un giovane perché è giovane. Infatti il Teramo ha stretto rapporti quest'anno con Sassuolo, Atalanta, Spal, cioè prende in C, di Serie A. Prende in C quelli che sono di seconda fascia sostanzialmente, no? Perché quelli di prima fascia le squadre di Serie A o se li tengono, se sono bravissimi, oppure li danno in Serie B. E poi ci sono quelli che sono di seconda fascia che possono andare. Ricordiamo che è fondamentale anche il minutaggio. Minutaggio è fondamentale e così, insomma, questo il calcio di C è difficilissimo. Certo. Perché per l'imprenditore, per la società è un calcio a rimettere, non ci sta niente da fare, non ci guadagni nulla, ci rimetti molto spesso, se sei bravo puoi chiudere a pareggio, cioè giocando proprio con queste situazioni di minutaggio, devi però avere un direttore sportivo che capisce bene la materia e che abbia ottimi rapporti con le società di Serie A. Però certi tifosi non l'hanno capito, questi hanno contestato Capitani non una volta sola, ma parecchie volte. Sì, una piccola frangia, insomma. Sì, è una piccolissima frangia, però non puoi contestare un presidente che ha fatto un errore grossolano, per l'amore di Dio, tutto quello che volete, però sono 7 anni che tiene il Teramo in Serie C e non era mai accaduto nella storia del Teramo. 11 anni di gestione, di cui 7 di C bene in Serie C. 7 di C e gli altri quali con vittorie, con promozioni, una dopo l'altra, insomma. Cioè non lo puoi contestare, anche se l'anno scorso ha rischiato la retrocessione, me l'ha detto, ho fatto un articolo proprio sulla città. Sì. Mi ha detto lui, dice, l'anno scorso abbiamo rischiato grosso perché io non potevo spendere più manco una lira, non avevo più i soldi, li avevo buttati gli anni prima per salvarci, un budget molto risicato per salvarci, per cose, dice. Questo il tifoso pretende sempre che si spenda, certo. E che si compri il giocatore che piace a lui, che non si venda quello che ti vuole. Però è ancora è un circolo molto ristretto per cui si conoscono tutti e tutti discutono o contestano o applaudono. Comunque la gran massa dei tifosi sta dalla parte di Campitelli e spera come lui che quest'anno non sia come l'anno passato. Io non voglio dire molto, però potrebbero, per se va bene, potrebbero arrivare ai play-off. Quindi questa è la tua, voglio dire, ci potrebbero arrivare, mentre il Pescara per me è sicuro che ci arriva. Sì. Il Teramo dipende da come si mette, dipende dall'allenatore, come dobbiamo come conoscere guida. Meglio, un po' meglio i giocatori che sono molto giovani. Alcuni li conosciamo già, tipo Piccioni, che è sicuramente un signor attaccante, tra l'altro trascorsi anche nell'Aquila e nel Lanciano, l'anno di Gautieri, è stato un giocatore, presenze, era giovanissimo, classe 91, che quest'anno ha fatto 11 gol. Hanno contestato Campitelli perché c'era un giocatore che è nato a Giulianovo, non mi ricordo il nome, dice che uno di, siccome era Teramo Giulianovo c'è stato sempre. Ma quest'anno? Quest'anno adesso. Probabilmente il terzino sinistro Mastrilli, che viene dalla Spal, ma è di Giulianovo. Non ho capito come fai, credo, a contestare uno soltanto perché è nato a Giulianovo. Ma a Teramo Giulianovo succede. Che ci sia, no, ma che ci sia il campanilismo a me fa anche piacere, insomma, risale a 100 anni addietro, però uno di Giulianovo che gioca a Teramo non si contesta soltanto perché è di Giulianovo, insomma. Beh, bisogna superare queste cose, insomma, questo è poco ma sicuro, no? Cioè, contestare un giocatore solo perché è nato a Giulianova mi pare, oppure viceversa, se non fosse nessuno, però bisogna superarlo, cioè, così, però, sì, insomma, non si può fare. Cioè, delle volte fa ridere. Purtroppo è un mondo così, e quindi se quelle persone che commettono
che si comporta in questa maniera, bisogna anche accettarla. Che cosa puoi fare? No, non puoi fare niente, possiamo... per carità, ci auguriamo che si possa superare una situazione del genere, che veramente, cioè, insomma, fa sorridere, da dove siamo nasci, nel 2018, sì. Cose che per esempio non accadono. Facciamo una rapida digressione nel basket. Paolo Toro segue ormai da tanti anni basket, è tutta un'altra storia rispetto al calcio, cioè un altro tipo di... c'è campanilismo, però, insomma, però finisce lì, insomma, però, nei limiti, insomma, libera circolazione di ragazzi, certo, soprattutto tra i più giovani. C'è anche questo rapporto con le società più strutturate, per fare... ci sono anche gli under in Serie B, per esempio, dove giocano le squadre abruzzesi. Beh, certe ci volte insomma almeno tre under in... però rispetto al calcio lì devono stare in panchina, poi si gioca in cinque e magari i tre non entrano durante la gara, invece mi sembra che nel calcio gli under debbano essere presenti in campo in Serie D, in Serie D. Sono 4, un 98, 299, un 2000. Sono tutti, voglio dire, sono tutte disposizioni che tendono a valorizzare i giovani, a farli formare tecnicamente e caratterialmente in questi campionati cosiddetti minori, e quelli che hanno poi maggiori potenzialità possono magari un domani tornare alle grandi società di appartenenza oppure farsi strada da solo per andare però avanti. Questa è la logica. In Lega Pro c'è il minutaggio, quindi conviene. Quindi prima stavo parlando del Teramo, prendi ragazzi, però non bisogna sbagliare, perché la Lega Pro, cioè dice bene Gianluca, dipende, c'è un maggior vincolo del dipende calcio, anche dipende anche dagli obiettivi che tu ti sei posto prima di iniziare, perché che se cominci a sbagliare cominci a partire male, e c'hai un gruppo, la maggior parte è rappresentato da ragazzi, dopo ci sono ragazzi con personalità, però da che mondo è mondo, in qualsiasi categoria c'è sempre il gruppo di esperti che nei momenti di difficoltà porta dietro, devi vedere pure gli esperti come sono, perché ci sono esperti che hanno la giusta personalità per portare dietro, e alcune volte ci sono degli esperti per caratteristica, non hanno personalità giusta nei momenti di difficoltà, e quindi bisogna sempre stare attenti, il giusto mix, bisogna non sbagliare. Certo, per esempio perché capitano... dopo, perché stavamo parlando prima, l'anno scorso, penso che a gennaio ci sia stata una rivoluzione, perché dopo fai errori, dopo metti i soldi, cioè quello che non hai fatto prima, dopo lo metti a doppio, perché devi cercare di recuperare a gennaio certe situazioni, e quindi bisogna stare molto attenti. Poi fortuna a che sia stato penalizzato il Sant'Arcangelo, perché alla fine se non fosse stato penalizzato il Sant'Arcangelo, il Teramo purtroppo avrebbe fatto lo spareggio, e invece così non è stato, e comunque ha meritato di rimanere in questa categoria. Io ci ho fatto tantissimi derby nel vecchio stadio. Come no. Bellissimo, dei derby favolosi. A proposito di esperti, sotto questo profilo offre più ampie garanzie proprio Capitan Speranza, che è legato sino al 2020, difensore centrale classe 85, ma in uscita, a proposito di giocatori che non sono giovanissimi, ci sono Caidi, Tulli, Amadio, Spighi, Barbuti, Altobelli e probabilmente il giovane portiere del 96 Lewandowski, che è rientrato al prestito di Monopoli. Staremo a vedere, però sono in uscita, ripetiamo, Caidi, Tulli, Amadio, Spighi, Barbuti, Altobelli. Potrebbe essere ripescato Sales, che in questo momento è svincolato, e stiamo parlando di un altro elemento di grande esperienza, tra l'altro molto duttile e versatile sul piano tattico, perché può fare sia il terzino che il centrale, viene da un paio di buone stagioni proprio in biancorosso. L'ultimo arrivato è Roberto Ranieri, viene dall'Atalanta, proprio per sottolineare i rapporti che sono stati intensificati al Teramo con club di categoria superiore, abbiamo detto Atalanta, Sassuolo, Spal. Roberto Ranieri è un regista, un classe 97, arriva in prestito appunto al club orobico, ha giocato due campionati di Serie C, quindi è un giocatore comunque giovane ma già pronto, perché ha totalizzato, ha collezionato circa 40 presenze tra Cosenza e Alessandria lo scorso anno. Due belle piazze importanti. Non arriverà invece, perché era abbinata questa operazione, Federico Chiossi, che è un 99, quindi due anni in meno di Ranieri, proprietà Atalanta.
Atalanta, due anni fa ha giocato nel Modena in Serie C collezionando 7 presenze, una mezzala. Sono state fatte le valutazioni, il DS Sandro Federico ci ha detto testualmente, poco prima che andassimo in onda al telefono, abbiamo fatto queste valutazioni, a centrocampo siamo sufficientemente coperti. Che cosa manca al Teramo per completare l'organico? Un difensore, un terzino che possa giocare sia a destra che a sinistra. Si fa il nome di Fiordaliso, questo ragazzo del 99 di proprietà del Torino, in ritiro con la prima squadra di Walter Mazzari, però attenzione perché il Torino potrebbe fare anche la seconda squadra in Serie C. In questo caso il Teramo verrebbe penalizzato perché Fiordaliso verrebbe appunto utilizzato e sfruttato proprio per la seconda squadra del Torino. Queste un po' sono le notizie che arrivano da Teramo, e poi vedremo per le cessioni, che sono diverse, tanti contratti in essere da parte appunto del club biancorosso, che vuole smaltire più o meno insomma i contratti di questi giocatori che abbiamo citato. Sono le 22:21, abbiamo l'ultima parte di Speciale Calciomercato, la dedicherei anche alla Francavilla, campionato di Serie D, la squadra del presidente Gilberto Candeloro, che da oggi è in ritiro a Pescasseroli. È una squadra che si presenta con un nuovo allenatore, caro Federico, Paolo Rachini. Ha cambiato ritiro il Francavilla, perché Pescasseroli, da Ovindoli adesso si è spostato, perché il campo di Ovindoli era impraticabile. Sì, c'erano delle criticità, diciamo così, e quindi Pescasseroli da oggi sino al 2 agosto, se non vado errato. Il nuovo allenatore è Paolo Rachini, che tu conosci, Federico, no? Sì, Rachini ha allenato anche l'Angolana. Credo che sia di altri, mi pare. Sì, sì, come no? Ha giocato nel Pescara l'anno di Decano, ha sfiorato la promozione. Come no? Ha vinto soprattutto Salerno, 5 anni Verona, ricchi di successi. Giocò male, sì. Però dopo mi dissero è abruzzese, invece di mettergli 5, invece 6. Addirittura. Cioè, tu che facevi? Trattavi con i giocatori? No, con i giocatori. Contrattavi. Cioè, che facevi? Non ho mai trattato con i giocatori. Contesta chi contesta, dove uno nasce e dopo fa. Non ho mai trattato con nessuno, sui però l'amore per la terra natia, quando arrivava uno da Pescara o da vabbè, però eri condizionato, se c'aveva il marchio dell'Abruzzo, cioè già partiva con la sufficienza, per esempio Grosso venne a giocare a Piacenza Palermo, fece una partita, insomma io lo vedi molto male, sì. Era di Pescara, 6 e mezzo. 6 e mezzo, cioè si partiva anche di Francesco. E poi crescevano le quotazioni dei giocatori in virtù dei voti che per partito non scherzo. Comunque Rachini, insomma, da giocatore si è tolto le sue soddisfazioni. È chiaro che fare il giocatore è una cosa, fare l'allenatore un'altra cosa, però è un ragazzo, diciamo così, ancora giovane sotto questo profilo, perché ha fatto 2 anni di eccellenza, tra l'altro con ottimi risultati. Ha fatto anche le giovanili, quindi una discreta esperienza come istruttore. Adesso c'è una grande possibilità, perché Francavilla è comunque una piazza ambiziosa. Deve decidere che vuole fare. Chi, il presidente? Sì. Beh, ha fatto una buona squadra. No, ma deve decidere per se stesso che vuole fare. Ti ricordi quando parlò di progetti, di CD? Sì, la filiera. Non ci sono stati presupposti per il momento. Vabbè, allora puntasse. Però non si è arreso. Ecco, ma puntasse su una squadra sola, perché questo è andato a Teramo, certo. E alla fine non. Col Pescara è rotto. Però col Pescara lui ha detto che è stato solo un approccio. A Teramo ha detto o io Campitelli, però l'ipotesi rimane in piedi, l'ha detto proprio ai nostri microfoni. Gli dici quando vuoi, vattene. Ad Ascoli poi, insomma, c'era un preliminare di cui lui non era a conoscenza con la Bricofer, queste sono le parole rilasciate al nostro microfono. Cioè, dove puoi, non è che mo è arrivato, stacca l'assegno, certo. Anche se c'ha un sacco di soldi non lo può fare questo, non lo farà mai, perché proprio chi ce l'ha i soldi. Ma io penso che ci voglia tempo, no? Luigi, per fare un progetto, perché è un progetto, ma se vogliamo avveniristico, alla fine se la vuoi veramente ti metti d'accordo. Sì, però e lui effettivamente secondo me è ancora indeciso, non sa che fare. Secondo te, Luigi? Ma il progetto c'è, l'ho detto pubblicamente. C'è un progetto ambizioso, non è facile neanche realizzarlo, se vogliamo, no? In tempi brevi, dico. In tempi brevi, ci vuole il suo tempo, ovviamente deve trovare anche le piazze giuste, insomma, le deve mettere insieme, per questo
non è semplice il campanilismo, prima lo stavamo proprio trattando con Teramo e Giulianova, poi l'abbiamo stemperato col basket, che poi addirittura il basket ha anche regole che stemperano notevolmente, certo, il campanile, perché per una, lo dico per inciso, una squadra, il titolo di una squadra di basket che sta a Palermo lo puoi portare a Domodossola senza problemi, questo nel calcio non succede, non succede. Quindi anche perché ha una storia diversa, ha la storia del calcio che comincia ad avere un peso, è uno sport diverso, è una storia diversa, che comincia ad avere un peso la storia del calcio in Italia, perché comincia ad essere ultracentenario e quindi comincia ad essere anche studiato da un punto di vista storico, sociologico, anzi sociologico sempre, sociale. Quindi è importante anche trovare le piazze che stanno bene insieme, chiaro, no? Questo, bisogna fare squadra, certo. Per fare squadra bisogna trovare le persone giuste e metterle insieme, questa è la verità. Assolutamente. Noi ci salutiamo con questa affermazione, Luigi Toppeta. Posso dire una cosa? Sì, sotto, come no. Scusami Massimo, come no. Lo dico a margine della attinenza con l'amicone del Pescara, sì, di ieri. Il Delfino Porto Pescara ha un presidente che ogni tanto queste persone nel calcio bisogna come no, Quintino Paluzzi, che è una persona che è molto impegnato nel sociale. Ah, è vero, cioè, bravo, fa hai ragione, bene. Hai ragione. E questo è una cosa che dà tanto al mondo, certo, del calcio, sono e d'accordo, dà tanto alla società. Bravo. Quindi io penso che se ce ne fossero di più di Quintino Paluzzi, probabilmente il calcio sarebbe migliore. Tanto è stato oggetto della nostra puntata Promesse Vincenti di qualche mese fa, hai fatto bene a ricordarlo, perché anche in quella sede abbiamo sviluppato l'argomento, perché sta facendo molte cose nel sociale, questa società, nella persona del presidente Quintino Paluzzi, che naturalmente salutiamo. Grazie a Gianluca Colonnello, grazie a Luigi Toppeta, grazie a Federico De Carolis, l'incontentabile, potremmo definirlo così. Scherzo Federico, e grazie anche a Paolo Toro. Naturalmente dopo la pubblicità, Strade d'Abruzzo, puntata di cui vi abbiamo regalato una pillola, l'intervista a Pillon, una pedalata da Palena a Pesco Costanzo con i protagonisti del Pescara, il presidente Sebastiani, appunto Pillon e tanti altri personaggi, curata la rubrica dal nostro amico Giancarli. Grazie a Dino D'Angelo in regia e a voi per l'attenzione, ancora una buona serata. I just wanna be part of your summer.